Buongiorno ragazzi, anche questa settimana noi proseguiamo con la didattica a distanza. Per questa video lezione vi propongo l'intervento che abbiamo sostenuto questa settimana con Mauro Chiappafredo, che è il nostro capo allenatore della Serie A e anche in partecipazione di un atleta, Daniela Gobbo, il nostro capitano. E sul tema della pallavolo giovanile, della specializzazione dei ruoli, e in particolare la tematica principale era quella riguardante il ruolo del palleggiatore. Vi lascio immediatamente al primo intervento di Mauro, che descrive la sua posizione in merito e vi dà le prime nozioni tecniche in base a quella che è la sua esperienza e la sua, diciamo, conoscenza riguardo della materia, che è di assoluto livello. Parliamo di un tecnico che comunque ha fatto, oltre a una carriera internazionale, comunque semifinali scudetto in Italia, diciamo che è un tecnico di tutto rispetto anche a livello giovanile, dove fino all'anno scorso ha performato diciamo, a livello nazionale in maniera importante. Oggi lo incentriamo sul palleggiatore e gli altri appuntamenti che avremo, individueremo sempre un ruolo differente. E quello, come abbiamo detto, quello sul palleggio è un ruolo fondamentale perché è il regista di tutta la squadra. E come lo individuiamo? Lo individuiamo perché sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Io, come ho detto l'altra volta, sono per non troppa specializzazione, appunto, cioè una troppa precoce specializzazione, secondo me, non è positiva perché aspettate che mi è uscito fuori un messaggio. Non è troppo positiva perché non è una specializzazione troppo precoce, non è direttamente proporzionale a dei risultati pallavolistici diretti, perché comunque la ragazza può essere troppo stressata, perché comunque sia la concentrazione tecnica spesso non corrisponde a un risultato direttamente sul campo. E quindi credo che la maggior parte, la cosa più importante sia, perlomeno fino all'under 14, under 13, under 14, che tutte le bimbe e anche i bambini possano fare, tutti i ruoli come se ognuno fosse il palleggiatore, ognuno fosse il centrale, ognuno fosse il posto 4. E questo l'abbiamo anche detto l'altra volta insieme a tutte le persone che hanno partecipato nell'altra riunione. E indubbiamente quando uno individua un palleggiatore lo individua per le caratteristiche del palleggio, senza dubbio, perché questa è la prima cosa. Ma in questo periodo diciamo che ultimamente anche a livello nazionale il famoso piano altezza è fondamentale perché come ho scritto, diciamo, su quella di Dispensina, no, che avete disponibile, credo che l'altezza in questo momento sia fondamentale perché visto che i posti 4 sono comunque cominciano a essere delle altezze notevoli, avere un palleggiatore diversamente alto spesso può causare, no, delle difficoltà a livello di muro difesa. Però ci sono dei palleggiatori che sono non molto alti, ma che hanno delle capacità di salto notevoli e magari mettono bene le mani a muro e quindi questo qui, diciamo, compensa la mancanza di altezza. Comunque la prima cosa che viene da sé per il palleggiatore è l'impostazione delle mani, il tocco sulla palla e la capacità intellettiva della persona, perché come abbiamo detto, è il regista di tutta la squadra e sicuramente dal punto di vista tecnico è la persona più importante. L'altra volta abbiamo visto, facendo anche degli esempi di persone che ho allenato, come il palleggio dal punto di vista tecnico sia importante.
e ci sono dei palleggiatori appunto costruiti e dei palleggiatori che hanno il palleggio naturale. Io ho avuto la fortuna di allenare tutte e due le caratteristiche e sono due palleggiatori completamente diversi. Personalmente credo che un palleggiatore costruito non è vero che abbia meno possibilità di eccellere, ma credo che sia più abituato a faticare. E cioè spesso e volentieri sono dei palleggiatori che se all'inizio vanno prima sotto stress, perché comunque non hanno delle qualità tecniche notevoli, magari in momenti particolari possono andare sotto stress, quelli che invece sono costruiti a lungo andare, secondo me, sopportano meglio lo stress, perché sono abituati già ad allenarlo questa situazione di stress. Mauro adesso risponde a una domanda che ci è stata posta, per quanto riguarda la priorità tra gestire il risultato di squadra e la crescita tecnica dei singoli componenti della stessa. E quindi ritengo che, torno indietro, credo che sia il compito dell'allenatore sia sempre quello di portare al risultato e di portare comunque avanti l'aspetto tecnico e la crescita tecnica di tutta la squadra. È purtroppo l'arte più difficile che siamo nostra, diciamo, perché comunque l'arte sta in questo, cioè il risultato e crescita tecnica. A livello giovanile, credo che la cosa più importante sia il miscelare sempre queste due cose, ma secondo me l'attenzione più grande sia quella del risultato tecnico, non del risultato puramente sportivo. Ecco, quindi che secondo me l'attenzione va sempre più sulla crescita dell'atleta dal punto di vista tecnico e fisico, piuttosto che risultato meramente sportivo. Adesso vedrete parlare Daniela, il nostro capitano. Qualcuno di voi l'ha conosciuta sia a lezione, altri di voi che fanno il tirocinio con me, l'hanno conosciuta in sala pesi, oltre che in palestra, e porta la sua esperienza parlando di una giocatrice. Nel dettaglio si chiama Noemi Signorile, che è una giocatrice che ha fatto un percorso importante fino ad arrivare, che è sfociato fondamentalmente fino all'esordio in nazionale A italiana. Stessa cosa, però ho vissuto abbastanza da vicino anche la vicenda di Noemi Signorile, che quando ha iniziato lei giocava da noi ad Alpignano, lavorando anche con Chieri già, mi sembra, e faceva l'opposto. Ovviamente Chieri, che aveva, diciamo, la prelazione su di lei, aveva imposto alla nostra società di farla giocare di farla giocare come opposto, e doveva essere sempre titolare. Quindi lì quell'anno, per esempio, noi abbiamo avuto grandi problematiche. Detto questo, al termine della stagione mi sembra che Pedulla l'abbia vista e le abbia detto tu devi fare il palleggiatore. E quindi non so poi questa sua trasformazione come sia avvenuta, ma so che lei poteva avere 16-17 anni e quando si è iperspecializzata, come lo dite voi, come palleggiatore, avendo fatto fino all'anno precedente l'opposto. A questo punto mi hanno fatto una serie di domande riguardante sia qual è la mia posizione per quanto riguarda l'apprendimento, qual è il momento più favorevole nella fase sensibile e come amo procedere io. In seconda istanza, la tematica si è spostata sull'allenamento con i sovraccarichi, quando come inserirlo, con che tipo di caratteristiche, sempre riguardante i giovani, sempre riguardante la pallavolo giovanile. E poi siamo arrivati a parlare della stiffness, in una serie di, diciamo, di dibattiti di questa tavola rotonda è venuto fuori questo tema,
per quanto riguarda la reattività e l'influenza della stiffness sulla reattività stessa. E mi hanno chiesto formalmente qual era la mia posizione, cercando di fargli capire tecnicamente, in maniera semplice, quello che rappresenta di fatto la stiffness di un corpo e come poterla allenare durante la fase sia pre-campionato sia durante la stagione regolare. Vai. E tu sei per una specializzazione già, cioè gli esercizi specifici già per ruolo, già da piccola, cioè tipo palleggiatore più un esercizio piuttosto che uno schiacciatore un altro? No, Ok. sono anch'io per lo sviluppo, diciamo, della piattaforma in generale. Cioè, Ok. se ci pensi è coerente con il discorso che vi ho detto prima, cioè fondamentale sviluppare una capacità decisionale. Che cosa significa? Che più stimoli metto dentro, è più probabile che questa capacità si sviluppi, perché il corpo ragiona in questa maniera. Se non ha, diciamo, la risposta specifica a una, diciamo, esperienza motoria, va a cercare a qualcosa che ha vicino, cioè che ha provato in maniera vicina. La cosa più vicina che gli viene da trovare. Il cervello non funziona come il computer, che se non trova corrispondenza diretta allo stimolo, non dà alcuna risposta. Il cervello rielabora. Questo tipo di situazione favorisce, ovviamente, la capacità decisionale, che poi negli sport situazionali diventa fondamentale, e la puoi allenare in maniera massiva e sensibile soltanto nella fase giovanile. Io da sovraccarichi, da che età li metteresti dentro? Allora, c'è in prima cosa l'età è biologica e non anagrafica. Questo è assolutamente una situazione conclamata e riconosciuta a livello, diciamo, proprio della comunità scientifica. Cioè, ci sono bambine super sviluppate a 12 anni e ci sono altre che a 14 o 15 sono ancora in fase di. Come dire, della fase di sviluppo. Per quanto riguarda il lavoro con i sovraccarichi, dipende da che struttura andiamo a chiamare in causa, e in particolare, se parliamo di gambe, è ovvio che io personalmente cerco di evitare il carico verticale sulla colonna, cioè per intendersi, evitare lo squat col bilanciere. Perché? Perché comunque la compressione sulla struttura risulta essere ancora forte. Invece, per quanto riguarda il carico delle gambe, ginocchia, caviglie, di cui si parlava anche all'inizio, e ovviamente già più disposto a sopportare un incremento di carico esterno, perché comunque lo stesso allenarsi tecnicamente, quindi saltando, tende col tempo a condizionare, ok? Quindi, di fatto, seppur utilizzando il peso corporeo, quando salti c'è un'accelerazione di gravità che fa aumentare il carico interno percepito dalle articolazioni, dalle ginocchia, quindi le sollecitazioni indirettamente ci arrivano lo stesso. Discorso diverso farei per la parte alta, in particolare perché la struttura, in particolare sulla catena anteriore, quindi sui pettorali, sulla fase estensoria, mi concentrerei di più sulle parti di palla medica, in particolare, perché la struttura, diciamo che fondamentale del nostro sport è dettata da due aspetti, cioè una catena posteriore molto forte, quindi la catena dei dorsali molto forte per sostenere il sovraccarico di spalla, e buona forza veloce per avanti per promuovere la velocità di braccio, comunque la velocità di estensione, per intendersi anche nel caso del palleggiatore. Quindi l'inserimento
della parte, diciamo, estensoria di forza lo metterei più tardivo, la parte posteriore praticamente immediatamente e diciamo come progressione metodologica, ovviamente calzandola su quello che poi è come se la premessa generale sull'età, diciamo, biologica e non anagrafica, ti permette di sviluppare una direzione o nell'altra, però come linee guida ti direi questo, ecco, per quello che riguarda il sovraccarico. La stiffness è la capacità del sistema di rimbalzare, cioè di fatto è la rigidità tecnicamente. Quando si parla di stiffness di caviglia, diventa una componente fondamentale per quelli che sono i movimenti di rapidità. Immaginiamo come esempio un pallone molto gonfio e un pallone sgonfio. Cioè, quando la stiffness è alta, ovviamente cosa succede? Il pallone gonfio, se lo lascio cascare, ha una quota di rimbalzo più alta rispetto al pallone sgonfio. Ovviamente è un fattore favorevole per quelli che sono i gesti rapidi della pallavolo e onestamente ha necessità di lavoro specifico. Poi ti faccio una domanda, Omar. La Quindi, stiffness secondo te è anche un valore intrinseco che proprio uno ha come atleta? Oltre ad essere allenata, certo. ovviamente sì, però trovo anche che sia una giustificazione troppo facile per non lavorarla. Era quello che volevo dire. Era quello che volevo dire. Questo è il mio punto di vista. Certo che è ovvio che non si può, come direbbe il buon Montali, può insegnare a un tacchino ad arrampicarsi su un albero, ma se mi dai uno scoiattolo lo faccio prima. Però di sicuro è una situazione allenabile in maniera specifica e ha bisogno di ripetitività, questo senz'altro, cioè non basta farla una volta, questo è evidente. Però lavorandoci sopra con diciamo dedizione e continuità, anche con Michelino stiamo facendo dei lavori coordinativi che ci stanno dando buone soddisfazioni, ecco, mettiamola così. Logicamente c'è bisogno di continuare ad andare. Secondo te è una cosa da allenare tutto l'anno oppure ci sono dei periodi, in base alla stagione agonistica in cui è più utile allenarla? Allora, massivamente e ovviamente la fase iniziale è preferenziale. Tu fai conto che hai un buon riscontro in funzione di, diciamo, da 6 a 8 sedute di esposizione, che sembrano tante, però in realtà se tu dedichi 15 minuti in una fase di riscaldamento per 2 o 3 volte alla settimana in un mese, hai fatto l'esposizione. E comunque, anche per rispondere a quello che mi ha chiesto Mauro, almeno provo a fare il meglio che posso con quello che ho a disposizione. Questo è fondamentale. Poi, come tutte le capacità, si degradano, questo è evidente. Ok, e Però secondo te quanto invece c'è la componente fisiologica dettata dalla genetica e quanto è allenabile? domanda da E un in che milione. fasi secondo te è più allenabile? Cioè nelle fasi sensibili oppure a qualsiasi età? Allora, essendo una componente Quello che ha meno. chiesto Andrea, se non sbaglio. C'è stato Andrea che ha fatto una domanda. Sì, l'ho letta, sì, aspetta. Sì. Ah, uguale Andrea aveva alla fatto mia. una Esatto, domanda carina che è simile a quella di Deborah, se non sbaglio. Allora, essendo una componente meccanica e fisiologica, cioè non è una componente prettamente coordinativa, è ovvio che più intervieni precocemente e meglio è, questo è evidente. Però l'adattamento avviene, cioè in termini di quella che viene definita la riserva di allenamento, cioè quanto tu riesci ad avere ancora disponibilità di miglioramento da parte di quel singolo atleta.
e soprattutto è una componente che è soggettiva. Cioè, per poi rispondere ancora a quello che mi avevi chiesto, se bisogna portarla avanti durante l'anno, sì, però non occorre più in maniera così, diciamo, massiva, basta un richiamo settimanale per far sì che il gesto venga stabilizzato. Ecco. Questo è Ok, grazie. quello che dice la letteratura, ecco, mettiamola così. Ovviamente si va sempre da caso a caso, se hai una situazione più talentuosa basta di meno, se hai qualcuno che è un pochino più resistente dal punto di vista dell'apprendimento, ovviamente necessiterà di uno stimolo un po' più forte. Concludendo questa video lezione, vi lascio nel primo commento del video un altro video, diciamo un altro link video, che vi porterà a una serie, diciamo, di comparazioni tra tre palleggiatori che fanno degli esercizi super analitici, una situazione che abbiamo visto anche noi a lezione, fondamentalmente, anche se non a quel livello di specializzazione. E nella descrizione trovate il commento di Mauro sui tre esempi, sulle tre ragazze che sono state portate in analisi, che sono state portate ad esempio per far vedere questi esercizi. E ovviamente potete guardare e vedere un po' le differenze e un commento tecnico di un allenatore di prima fascia. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, scrivete tranquillamente e cerchiamo di fugarli. Sosteniamo questa situazione con i mezzi che abbiamo a disposizione, con la tecnologia, con la speranza ovviamente di tornare presto a lavorare frontalmente. Ragazzi, buona settimana e ci vediamo alla prossima.